Arriva da Napoli Giuseppe Salomone, il questore della Polstrada Campania e Molise, per salutare il nuovo comandante di Grotta Minarda, Antonio De Bellis. La mia visita è innanzitutto rivolta a portare il saluto al nuovo comandante, ma non è una visita di routine o abitudinaria. Sapevo della bellissima riunione che c'era stamattina, che vedeva coinvolte tutte le forze dell'ordine, quindi ho colto l'occasione per colpire più obiettivi. Tra l'altro la Polizia Stradale continua sempre a rinnovarsi, nuovi servizi sempre rivolti alla sicurezza dei cittadini. Ci adeguiamo ai tempi, in effetti sorgono determinate problematiche, non ultima quello del controllo per i giovani, e quindi ci adeguiamo anche con i mezzi, infatti riteniamo di essere all'avanguardia con attrezzature e mezzi. Per me è alla base di tutto, la formazione. Se un organo di polizia non è formato, non può informare, non può incidere positivamente sulla cittadinanza e sulla comunità. Quindi ecco perché sotto questo aspetto. Questa non è un'eccezione, è la regola, quindi per quanto attiene. La cosa bella è che siamo tutti presenti, quindi non solo la Polizia Stradale, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia Municipale, perché è un tutt'uno. L'obiettivo finale è quello di dare legalità, di dare risposte ai cittadini e far vivere una comunità in sicurezza. Questo è l'obiettivo primario. È stato per noi un momento di grande soddisfazione, ecco perché ho voluto portare il saluto dell'amministrazione comunale di Grotta Minarda, del vice sindaco, degli assessori, dei consigli delegati, dell'intero consiglio comunale e mio personale a questo momento importante, perché oggi non solo è un saluto di benvenuto al nuovo comandante della Polizia Stradale di Grotta Minarda, dottore De Bellis, ma è anche un momento di grande soddisfazione perché si trovano insieme le forze dell'ordine.